Siamo ospiti della sala consiliare del Comune di Castiglione Fiorentino, grazie al vice sindaco del Comune di Castiglione Fiorentino, Davis Milighetti. Grazie a voi. Grazie di averci ricevuto. Davis, il fine anno per noi è occasione di incontro con gli amministratori della cosa pubblica a livello territoriale ed è occasione di bilanci. Qual è in linea di massima un bilancio che può fare su questo anno di attività che sta per chiudersi a Castiglione Fiorentino? Ma quest'anno è stato un anno sinceramente importante per duplici motivi, sia perché si è chiusa quella che era il precedente quinquennio, sia perché diamo il via a un nuovo mandato, quindi con una nuova progettualità di ampio respiro che sicuramente porterà a nuovi investimenti sul territorio e permetterà di mettere in cantiere e operativi quelle che sono state alcune idee che per motivi di bilancio e per motivi strutturali dovuti anche a situazioni che provenivano dal passato non era possibile attuare nel primo quinquennio. Quindi credo che l'inizio di questo mandato sarà fondamentale per la pianificazione dei prossimi 5 anni. Davis Milighetti ha deleghe importanti nell'amministrazione comunale, quali sono? Le ricordiamo? Ma bilancio, tributi, lavori pubblici, trasporti più promozione turistica. Fra questi devo dire che a fine anno è stato importante il passaggio che ha visto anche una chiusura in maniera positiva di alcuni rilievi che erano venuti dalla Corte dei Conti e che hanno chiuso una pagina sicuramente complicata del nostro comune e attraverso gli interventi attuati nell'ultimo Consiglio Comunale possiamo dire che attraverso una pianificazione e un'organizzazione anche degli anni precedenti di quelle che erano le risorse, riusciamo a ottemperare le richieste che ci sono state poste senza incidere sulle tasche dei cittadini. Stiamo parlando del default di Castiglione Fiorentino, ovviamente, sì. In linea diretta o indiretta, è una pagina complicata, come l'ha definita il vice sindaco, e anche dolorosa. Possiamo dirla chiusa definitivamente questa pagina oppure ha ancora dei risvolti, ancora delle situazioni, delle ricadute residuali? Credo che le cadute ancora ci saranno, le ricadute sul territorio e sui bilanci del comune ci saranno, poiché le osservazioni che erano giunte erano relative agli anni 2015-2016 e a caduta alcune conseguenze le avremo anche nei bilanci del 17-18. Le abbiamo già rimodulati, non incidendo su quelle che sono, come ho detto, le tasche dei cittadini o i bilanci comunali. È naturale che il nostro comune, più di altri, è in questo momento attenzionato, poiché proprio per le procedure di dissesto i bilanci che noi avevamo approvato dovevano dimostrare un riequilibrio stabile. Quindi per poter mostrare che c'è questa stabilità, una continuità e che quindi le entrate, come in una buona famiglia, possano coprire quelle che sono le uscite. E che cosa è mancato ai castiglionesi in questi anni, dopo il default? Ma sicuramente le conseguenze maggiori che sono state purtroppo tangibili da parte di tutti è stato l'obbligo di aliquota al massimo su quello che era l'aspetto tributario e di conseguenza il taglio di alcuni servizi che sono servizi che vengono dati in maniera quotidiana, quella che viene detta la spesa corrente, quindi sono stati dati soltanto dei servizi che erano essenziali. Nel corso del tempo, degli anni, con la chiusura del dissesto del 2016 è aumentata la spesa a disposizione dell'amministrazione e quindi alcuni servizi di assistenza, alcuni servizi di ascolto delle famiglie, alcuni tipi di richieste che venivano dal territorio sono ripartite. È naturale che ci portiamo dietro dei parametri che purtroppo i governi poi riprendono come base di calcolo per i contributi che poi danno ai comuni, che sono i parametri, purtroppo non si sa per quale strano motivo, ma
vengono riparametrati negli anni 2009-2012, che per noi sono stati gli anni di peggior danno all'interno del nostro comune, quindi prendono sempre come esempio i contributi che dovevano essere dati in quegli anni e vengono riproposti anche negli anni attuali. Speriamo che ora col passare del tempo cambiano gli anni di parametri e che la situazione migliori anche per il nostro comune. Castiglione Fiorentino ha vissuto, a proposito, post dissesto, a un paio di campagne elettorali, probabilmente anche tre, piuttosto concitate. E rispetto alle cose che si dicono in campagna elettorale, e se ne dicono tante, poi dalla sua esperienza di amministratore ha potuto toccare con mano la questione default, è cambiato qualcosa? Cioè, voglio dire, rispetto a quello che si dice in campagna elettorale, poi la realtà toccata con mano all'interno della macchina amministrativa, ha rivisto alcune delle sue idee rispetto al default o no? Sicuramente la complessità della materia fa sì che, studiandola dall'interno, uno acquisisce anche informazioni che in maniera anche abbastanza semplicistica vista dall'esterno non ha. Non sono argomenti di semplice argomentazione o sinceramente nemmeno è così semplice comprendere quello che poi è successo all'interno della macchina, vale a dire c'è un'unione di complicità e di responsabilità che hanno portato sicuramente a quella pagina triste, insomma, del nostro comune, del nostro territorio. Secondo me non è più il momento di puntare l'indice né contro uno o contro l'altro, anche perché ci sono state assoluzioni nel frattempo, quindi... ci sono stati gli organi competenti. Sicuramente la lettura politica, devo dire che c'è stato qualcosa che non ha funzionato, e come in tutte le squadre c'è un allenatore, un mister, un presidente che nel male e nel bene si deve assumere le responsabilità. In questo caso devo dire che chi era la guida dell'amministrazione sicuramente ha compiuto delle scelte o non ha ottemperato a una corretta vigilanza tale da portare poi ad alcuni errori anche da parte della macchina. È paradossale pensare che in quegli anni macchine così complesse come erano anche quelle dei comuni erano ancora gestite attraverso contabilità cartacee o poco più, perché diventa difficile oggi gestire un'impresa, l'impresa comune, attraverso i software, attraverso la gestione informatica, attraverso la preparazione. Mi immagino un bilancio di un comune scritto a mano. Esatto. Credo che su questo forse può essere anche il perno di quello che delle difficoltà che il comune poteva avere nella gestione di una materia così complessa, e su questo devo dire che le responsabilità, oltre che tecniche, possono essere anche di chi non ha scelto di spingere naturalmente verso quello che doveva essere un maggior sistema di controllo. Ecco, poi credo che della pagina di sesto se ne è parlato tanto, vorrei e vorremmo tutti lasciarcela alle spalle guardando a quello che sarà il futuro piuttosto che quello che è stato il passato. Se ne è parlato tanto, è vero, anche a livello mediatico. Castiglione Fiorentino è stato al centro delle cronache, direi per anni. Se ne è parlato a proposito o a sproposito in alcuni casi, Davis? Ma sempre visto a questo punto a posteriori, a distanza di anni, a mente fredda rispetto a quel momento storico in cui, devo dire, che Castiglione Fiorentino ribolliva. Ma io credo che l'unicità del caso, devo ricordare che insomma Castiglione Fiorentino è stato il primo comune della regione toscana a dichiarare dissesto dopo le norme che erano state introdotte sul cambio della contabilità, quindi è stato anche un caso portato ad esempio anche diciamo nei libri di scuola, ha fatto sì che fosse, ai noi, portato alla ribalta, fosse anche motivo di scontro politico ma anche di divisione sociale. Io credo che l'aspetto principale sia il superamento
di questa divisione sociale che nel ora, corso ora degli anni esatto, nel corso degli anni è stata esasperata. Credo che sia stato il compito e debba essere anche il compito di un'amministrazione invece tendere alla coesione, quindi guardare al futuro, prendere spunto dagli errori del passato, ma non solo per evitare che non succedano questo più. Questo può essere uno dei cardini del secondo mandato, il ritrovamento della Pax sociale a Castiglione Fiorentino. Ma io credo che da parte nostra come amministrazione c'è stato sempre questo tentativo, è naturale che poi le campagne elettorali per natura vanno a esasperare i toni o vanno a esasperare lo scontro, però io faccio esempio a un'apertura che ho fatto in commissione bilancio nell'ultima commissione fatta, in cui alle opposizioni ho chiesto una condivisione di quelle che saranno le scelte del futuro, con un'apertura anche a raccogliere quelle che potrebbero essere idee propositive, perché credo che dal confronto, nel momento in cui si parte anche da posizioni diverse, può esserci la crescita. Poi è naturale che le scelte definitive spettano chi amministra, però non a prescindere si deve dire sempre no. Possono venire anche buone idee da chi è nei banchi dell'opposizione, e da questo punto di vista, se ci sarà la volontà di raccogliere questo modus operandi, da parte nostra c'è l'apertura. Devo dire che le modalità che si sono viste anche nei primi consigli comunali, e quindi la mia apertura era stata anche in questo senso, non facevano presagire a questo tipo di approccio. Però siamo agli inizi, sono passati solo 6 mesi, io credo che ci sia lo spazio per lavorare, e se le opposizioni vorranno fare un'opposizione propositiva, anche per la maggioranza di ascoltare quelle che possono essere delle buone proposte. Come si trova con la nuova squadra che amministra Castiglione Fiorentino? Ma, i nuovi colleghi assessori e assessore? Ma io credo che è compito di chi amministra e di chi fa parte di una coalizione cercare di instaurare dei rapporti che vanno al di là della collaborazione, ma anche dei rapporti di intesa. La squadra è fortemente rinnovata rispetto al precedente mandato. In questi 6 mesi abbiamo creato un bel gruppo che credo possa dare soddisfazioni sia per quello che riuscirà a creare e a portare nel futuro, sia per diciamo anche i successivi mandati. Io con piacere noto che alcuni giovani rappresentanti che sono all'interno del nostro gruppo consigliare si sono approcciati con molto entusiasmo e anche con idee propositive, con una fase di ascolto che è importante, di conoscenza, perché naturalmente sia per la giovane età sia per l'inesperienza amministrativa hanno necessità di comprendere. Credo che il fatto che l'umiltà di comprendere che è naturale che prima bisogna conoscere e poi proporre sia un aspetto positivo in questa fase. Bilancio, tributi, lavori pubblici, ovviamente con tutte le problematiche del caso che quotidianamente, questa nostra intervista è stata realizzata con qualche minuto di ritardo perché il vice sindaco era in un... un allagamento. Sì, c'erano dei problemi su alcuni fossi. I problemi sono quotidiani dell'amministratore della cosa pubblica a livello locale. E promozione turistica, sì. È di questo che voglio parlare perché so che è un tema, un aspetto particolarmente caro a Davis Milighetti. Come sta andando a Castiglione Fiorentino la promozione turistica? Ma è un aspetto caro, è una delega, diciamo che con il sindaco avevo chiesto se fosse stato possibile di mantenere per proseguire, diciamo, un percorso che avevo iniziato nei primi 5 anni. Forse era l'unica richiesta che avevo posto, ma perché era una delega che mi aveva entusiasmato, in cui c'erano tante situazioni lasciate, diciamo, in itinere e che avevo piacere di portare avanti in questo sono secondo mandato. Queste situazioni? No, non sono chiuse,
poiché diciamo, sulla promozione turistica, su quello che è la promozione del territorio, sono partite delle iniziative che sono iniziative di vallata. Iniziative di vallata che devo dire che nel corso di questi anni hanno faticato molto. Hanno faticato molto e lì mi sono scontrato veramente con la differenza di quelle che sono i pensieri o le idee di chi si approccia alla pubblica amministrazione e pensa di poter dare risposte in tempi brevi, e invece l'elefante pubblica amministrazione che per muovere in passo mette mesi se non anni. Credo che sia necessario, se vogliamo veramente fare un salto di qualità, cambiare passo su questo settore, come su altri settori in cui è sempre più necessario vedere delle politiche congiunte tra comuni, poiché sia per le risorse sia per ottenere dei benefici maggiori nel momento, una forza contrattuale nel momento in cui si trova a un tavolo, ma diventano sempre importanti sia la burocrazia che rallenta diciamo alcune scelte. Io penso al doversi riunire nelle conferenze dei sindaci per poter approvare quelle scelte che le amministrazioni vogliono fare, e quindi convocare le conferenze dei sindaci, far sì che si riuniscano più sindaci, portare in giunta, passano i mesi, tutte le volte passano i mesi, e il mondo soprattutto legato al turismo, nel momento in cui sono passati i mesi e siamo andati a provare, ha già modificato, e quindi occorre nuovamente cambiare delle strategie. Il fatto che ora la Regione Toscana imponga per poter ottenere dei soldi, diciamo, delle strategie e delle pianificazioni di vallata con una visione pluriannuale, sicuramente farà sì che obbligatoriamente i comuni si mettano insieme e dal trotto passino al galoppo. Sicuro che la responsabilità è da far ricadere tutta sulla lentezza della macchina burocratica, mi spiego meglio. Non è che si è persa in Valdichiana una grande occasione con la presidenza dell'ex sindaco di Cortona Basanieri a Lanci, quindi con una responsabilità a livello sovracomunale rispetto a questo tema. Insomma, se ci siamo ritrovati nelle stanze del potere, dove era possibile comunque muovere interessi e decidere, però non è stato fatto questo passo. Io su questo... Io ho idea, scusi... Prego. Vice Sindaco, io ho idea che questo tema che va avanti dalla notte dei tempi, io ricordo che era sul tavolo della Buonanima, Sindaco Presentini, successivamente sui tavoli dei suoi successori, Alpini, Brandi, e chi è venuto dopo. C'è sempre stato questo tema, quindi riunire in un unico corpo, in un unico progetto, il sistema di promozione del comune insieme agli altri comuni della Vallata. Ma io credo che sicuramente è stata persa una buona occasione, ma si debba riflettere sul fatto che i benefici non perché i comuni dovevano, ma i benefici della conoscenza, perché chi è a capo sicuramente di un settore dovrebbe avere una marcia in più, sicuramente non si sono sfruttati nel nostro territorio. Questo deve far riflettere: o quelle funzioni hanno un utilizzo che poi è pura apparenza e allora forse non servono a nulla, oppure quelle funzioni, diciamo, all'interno dell'ambito valdichiana non erano state trasferite in maniera così lineare o tale da far comprendere ai colleghi le potenzialità che avevamo. E qual è il rapporto attuale con l'amministrazione nuova di Cortona, che ha un ruolo centrale da questo punto di vista? Ma devo dire che il nuovo tavolo di lavoro, proprio per prevedere maggiori risultati, è stato scelto di suddividere alcune funzioni anche in materia di turismo fra i vari comuni. Ognuno si occuperà di una parte, questo per evitare di accentrare sul comune di Cortona quelle che erano degli oneri e degli onori, ma degli oneri anche perché poi alla fine, se non siamo andati così spediti, è molto probabilmente perché
chi aveva il compito di guidare la macchina non aveva anche una struttura tale da poter gestire 7 comuni. Quindi la scelta è stata quella di dire: suddividiamo in settori quello che sarà la promozione dell'ambito, ogni comune si prende in carico di portare avanti, diciamo, un filone, un aspetto, e da questo punto di vista vediamo se in maniera suddivisa e congiunta riusciamo ad ottenere meglio quei risultati che fino ad oggi mancano. L'esempio secondo me può essere positivo, perché questo fa sì che ognuno mette qualcosa del suo, no? E tutti siamo portati a arrivare all'obiettivo finale. È naturale che ai primi tavoli che abbiamo fatto sembra che ci sia un indirizzo congiunto finalmente di comprendere che la politica deve arrivare fino a un certo punto, poi l'aspetto imprenditoriale del turismo deve essere lasciato in mani privati. È di là da venire il soggetto unico, vado giù diretto, di gestione della promozione turistica, come suggerito dalla legge regionale rivista dall'assessore Suoffo? Allora, o ce lo possiamo dimenticare? Io il soggetto unico... soggetto unico di gestione. Soggetto per ambito, di ambito territoriale valdichiana, di ambito territoriale valdichiana, io credo che sia un obiettivo che l'ambito debba perseguire, e naturalmente anche all'ultimo tavolo con il comune di Cortona mi sembra che la direzione sia la medesima, quindi è stata condivisa anche dagli altri comuni. Credo che, visto l'inefficienza o l'incapacità, ma anche la non necessarietà di una gestione pubblica per un'efficienza maggiore, sia necessario individuare un soggetto che faccia da regista, a cui i comuni affidano un obiettivo, lo testano, dopo 2 anni andranno a misurare gli obiettivi raggiunti e si tirano le somme. Operato bene, si rinnova il contratto, operato male, esatto, questo soggetto va individuato. Il soggetto va individuato, credo che lo spunto dell'efficienza di un soggetto similare o di un progetto che era nato prima, che è quello della Valdichiana Senese, debba essere preso come esempio, rimodellato sul nostro settore, sul nostro ambito, e mi auguro che, come ho detto prima, si passi dal trotto al galoppo, e quindi questo è il primo punto fondamentale da dirimere per poter andare avanti. A proposito di trotto e a proposito di galoppo, nonostante questo, nonostante l'assenza di un soggetto di gestione promozionale, i dati che vengono diffusi che riguardano il Comune di Castiglione Fiorentino, dati di fonte regionale, quindi acclarati, sono positivi? Sì, i dati sono estremamente positivi. Credo che i dati dovuti alle presenze indicano attualmente oltre 85.000 presenze, con una crescita costante negli ultimi 5 anni, una crescita dovuta sia, io ritengo, sia a una crescita delle strutture che operano nel settore, sia al fatto che naturalmente avevamo un margine rispetto ad altri comuni maggiore di poter ampliare il settore, poiché storicamente Castiglione Fiorentino come economia non aveva mai puntato troppo. Che cos'è che ha pagato? Ma io credo che ha pagato la politica degli eventi, il miglioramento delle strutture ricettive come suggeriva, l'interesse rispetto al sistema museale. Ma io credo che sia un insieme congiunto di situazioni fattori. E di fattori anche favorevoli, che a volte non dipendono esclusivamente sicuramente dall'amministrazione, perché bisogna anche essere onesti: politiche turistiche importanti le amministrazioni da sole non siamo in grado di muovere tour operator che arrivano sul nostro territorio, quindi è l'attività privata che poi genera un indotto. Sicuramente abbiamo favorito quello che poteva essere l'apertura e il consolidamento anche attraverso
un tantam mediatico di quelle che potevano essere strutture interessate ad avvicinarsi al settore. Questo ha permesso un aumento delle strutture ricettive, una messa a norma di quelle che diciamo erano borderline, le cosiddette case affitti, a volte non registrate, ma oltre ma anche le case vacanze di privati che venivano temporaneamente date ai turisti e che era un sommerso che non emergeva. Il fatto che il nostro territorio per scelta e anche per necessità dopo nel periodo del dissesto non aveva mai avuto una vera struttura anche all'interno dell'amministrazione che aveva seguito il turismo, diciamo il turismo era legato alla cultura, era una branca della cultura. Io devo dire che molto probabilmente il merito che posso riconoscere secondo me all'amministrazione è stata quella di volerci credere, dividendo i due settori, distinguendoli e mettendo risorse destinate ai settori, ma credendo che la cultura soltanto non potesse essere sufficiente a far da traino al turismo, perché le esigenze sono cambiate, perché sulla cultura possiamo essere schiacciati da Cortona, perché noi siamo qualcosa di diverso. E la politica degli eventi che è stata portata avanti, io credo che abbia sicuramente favorito il nome di Castiglion Fiorentino. Poi è naturale che vedere che la nostra permanenza media è piuttosto bassa, da una parte mi fa comprendere che può essere una conseguenza della politica degli eventi, dall'altra mi fa comprendere anche che abbiamo difficoltà a trattenere per tanti giorni nel nostro territorio un turista, e questa è la necessità che poi un ambito deve fare, vale a dire il pacchetto turistico me lo deve creare qualcun altro e non può essere l'amministrazione. C'è una corrispondenza tra l'aumento dei turisti a Castiglion Fiorentino e le visite al sistema museale? Ma sicuramente ci può essere una corrispondenza la scelta di mettere gratuitamente i musei, la rete museale sicuramente incentiva alla visita, perché naturalmente si entra gratuitamente, quindi anche chi passeggia e è meno propenso a fare una visita a pagamento perché non dedito alla cultura o non così interessato, trovando la gratuità si affaccia, visita, controlla. Questo non vuol dire che sia per forza che le due cose, cioè che la presenza di turisti sia dovuta all'aumento, alla gratuità dei musei. Molto probabilmente l'aumento dell'accesso ai musei è dovuto al fatto che la gratuità porta sì che coloro che frequentano il nostro territorio è più facile che vi accedano. L'opposizione le rimprovera l'evanescenza di una politica basata su tanti eventi come sono stati organizzati a Castiglion Fiorentino. È stato effettivamente un proliferare di sì, manifestazioni, di eventi, soprattutto nel centro storico in questi anni. Cosa si sente di rispondere? È pagante questa politica oppure è una toppa che metto rispetto a un progetto generale che un po' latita? Ma questo io, che viene rimproverato. Sì. Ma naturalmente può essere una constatazione o una visione diversa da quella che è la nostra. Io credo che considerando il numero della capienza delle strutture ricettive e dei posti letti del nostro territorio e l'incapacità del nostro territorio di avere un numero tale da ospitare oltre 2.000 circa persone nel nostro territorio contemporaneamente, noi abbiamo la necessità di mantenere costante e di diluire nel tempo la presenza. Per poterlo fare la cosa più semplice è cadenzare nei vari mesi degli eventi che possano essere da traino, poiché
l'evento, il grande evento in grado di portare i 20-30 mila euro contemporaneamente al mio territorio lo metterebbe soltanto in criticità, lo metterebbe in criticità perché non sono pronte le nostre strutture ricettive, non sono pronti i nostri ristoranti a ricevere un numero così grande di persone, non sono pronti nemmeno la nostra struttura di parcheggi e di mobilità a sostenere un evento in grado di attrarre tanto, ma i cui servizi poi nel territorio non siamo in grado di erogare. Quindi cadenzare eventi che siano in grado di sostenere o di portare da fuori un tot di persone permette di diluire e di coprire anche i tempi, diciamo cosiddetti morti, quelli in cui non ci sono, non c'è il massimo di capienza nelle strutture ricettive, e sicuramente favorisce poi l'aumento medio delle presenze. Nei mesi di maggio, spostando alcuni eventi, nei mesi di maggio e nei mesi di settembre, questi maggio, oltre al maggio castiglionese, e diluendoli anche con alcuni eventi sportivi che sono al di fuori dei mesi primaverili e estivi, questi mesi hanno visto una presenza, un'impennata delle presenze nel nostro territorio. E quelle sono sicuramente il valore aggiunto della politica degli eventi, nel senso fai uscire il nome di Castiglion Fiorentino in maniera ripetuta in vari settori, quotidiani soprattutto sportivi, magazine, eventi che sono stati organizzati, penso a tutto quello che è legato al mondo delle moto, la Transitalia a settembre in cui sono venuti persone da tutto il mondo. È naturale che il nostro tipo di target, io credo che il nostro tipo di eventi, sono eventi che raccolgono circa un migliaio di persone in maniera ripetuta, e questo tantam dovrebbe poi riportare un incremento nel corso del tempo di persone che al di là dell'evento ritornano a visitare Castiglion Fiorentino per guardarla in tranquillità, e perché attraverso, diciamo, quello che è stato il canale, la esca con cui abbiamo portato l'evento, altre persone vedono Castiglion Fiorentino e potranno in seguito visitarlo. Sono effettivamente due posizioni, due visioni contrapposte per tanti punti di vista. Da un lato interventi, definiamoli per quello che sono, anche spot, con molta onestà il vice sindaco lo ha ammesso, interventi spot che portano a Castiglion Fiorentino mille persone. Dall'altro appunto un'opposizione che dice ma dal punto di vista strutturale, dal punto di vista dei posti di lavoro, dal punto di vista della prospettiva futura, molto meno si è fatto se non niente in questi anni. Questo è quanto sostiene l'opposizione. I posti di lavoro sono sempre una conseguenza. Naturalmente la politica che ha portato a ripetuti eventi su Castiglion Fiorentino ha portato poi la crescita, come ho detto, delle strutture ricettive, la crescita del settore della ristorazione, ha portato effettivamente dei benefici, perché poi all'interno di quelle attività ci saranno persone che lavorano. È naturale che le politiche turistiche, è impensabile che le possano fare i comuni, è difficile che le facciano un ambito, è impensabile che lo faccia un comune, spettano in gran parte a una regione che dovrebbe investire nel territorio, poi devono essere bravi i comuni nel momento in cui c'è il traino della regione a inserirsi per ottenere il massimo da quella che è una promozione che viene fatta da altri. Non è il comune di Castiglion Fiorentino che può pensare di presentare e farsi accordi con dei tour operator per portare gente su Castiglion Fiorentino, perché Castiglion Fiorentino è un puntino su una cartina che all'estero naturalmente non ha un appeal. È difficile già promuovere il brand Toscana, è impensabile promuovere il brand Castiglion Fiorentino, è utopistico promuovere il brand Valdichiana al di fuori di quelle che sono i confini nazionali. Quindi occorre capire se noi ci limitiamo, come stiamo facendo, a quella che è una politica. Il Comune di Castiglion Fiorentino può incidere sulla politica nazionale, sul turismo nazionale, sul turismo che viene dal Lazio, dall'Emilia, dall'Umbria, e quindi attraverso interregionale In cui si fa il weekend a Castiglion Fiorentino. Le politiche più strutturate devono essere coordinate dapprima in un ambito di vallata e coordinate naturalmente da quella che poi è la regione.
Quindi pensare che il comune di Castiglion Fiorentino con quattro spiccioli, perché poi sono quelli che mettiamo a disposizione sul settore turismo, possa modificare quelle che sono le tendenze turistiche nazionali e internazionali è veramente utopistico. Che cosa è rimasto in sospeso e che verrà fatto nei rimanenti 4 anni e 6 mesi di questa amministrazione, l'Agnelli bis di cui lei fa parte? Cosa è rimasto in sospeso rispetto ai precedenti 5 anni? Ma sono rimaste in sospeso al di fuori dell'ambito turistico, soprattutto quelle che riguardano le opere pubbliche. Sono sicuramente il settore in cui nei prossimi 5 anni ritengo si possano vedere le maggiori risultanze. Questo perché? Perché naturalmente fino all'uscita dal dissesto non era possibile riprendere quel processo di investimento che c'era stato tagliato a seguito di quelle conseguenze, e quindi fino al 2016-17 non è stato possibile rimettere in atto la progettazione e l'esecuzione dei lavori. Nei prossimi anni già tante opere sono in fase di cantierabilità, alcune stanno aspettando alcuni pareri dagli enti superiori, penso alla sovrintendenza, che visto che il nostro territorio è in tutte le parti, quasi in tutte le parti vincolate, naturalmente il passaggio autorizzativo a volte viene rallentato da questa macchina, tante situazioni verranno portate a compimento, il settore scolastico, edilizia scolastico sarà quello maggiormente attenzionato. E poi ci sono alcune situazioni che avevamo annunciato nel 2014 come volontà, penso ai giardini pubblici, penso alla situazione Macelli, al recupero dell'area Macelli, penso allo stadio in cui le vicissitudini hanno portato a dover modificare quello che era la gara e a riottenere un nuovo parere del CONI con tutte le complicazioni dei tempi che poi sono decorsi. Detto questo, io credo che ci sarà ritengo oltre 5 milioni di euro di investimenti nei prossimi 3 anni, e questo potrà dare sicuramente un nuovo slancio sia all'economia del territorio, perché credo che un'attività anche così importante sul mondo dell'edilizia possa aiutare anche l'artigianato, certo, e le ditte artigiane locali, sia perché può dare anche un nuovo assetto al territorio anche da un punto di vista di opere, con un'attenzione particolare che dovrà essere riposta anche sulle frazioni, perché le esigenze ci sono, l'assetto idrogeologico e le conseguenze di quello che è anche l'aspetto meteo è molto pressante, e lì è necessario che il comune si faccia promotore con il consorzio e con gli enti proposti per investimenti importanti sulle frazioni. E detto questo, credo che un'altra valutazione importante sarà quella legata all'esternalizzazione di alcuni servizi che abbiamo messo in essere, i cui benefici si vedranno credo a partire dal 2020, dalla fine del 2020. Parlo dell'efficientamento energetico delle strutture comunali e l'efficientamento energetico e la sostituzione di tutto quello che sarà l'impianto di illuminazione pubblica di tutto il territorio. Oltre 1700 punti luce che verranno adeguati e modificati e i cui benefici penso riscontreranno tutti. È innegabile vedere come alcune zone che hanno linee del passato, linee elettriche ormai che alla prima pioggia prendono l'umidità e saltano e vanno in corto, quindi con chiamate dei cittadini
che si ripetono dalle frazioni, penso a Broglio, penso alla zona di Porta Romana, penso a alcune zone di Montecchio, che sistematicamente rimangono al buio alla prima acquata. Purtroppo sono situazioni che conosciamo, situazioni che comportano importanti investimenti, ma è in corso ormai da un anno e mezzo un progetto di finanza pubblico-privata che dovrebbe avere compimento nei primi quattro mesi del 2020, per far sì che tutto l'impianto di illuminazione venga gestito attraverso una società esterna. Davis Minighetti viene da un'esperienza civica, nel frattempo si è collocato politicamente con qualche partito, oppure la sua tendenza è di rimanere nel civismo? Ma io credo che sono nato civico e morirò civico, no? Nel senso, io credo che la politica nazionale in questo momento sia abbastanza fluida. Le amministrazioni locali hanno bisogno di dare risposte ai cittadini e, indipendentemente dal colore di appartenenza, devono guardare a quelle che sono le cose tangibili e le richieste vere dei cittadini. Quindi da parte mia non c'è nel panorama attuale non c'è una situazione tale per cui mi ritrovo appieno, quindi continuo a lavorare per Castiglione Fiorentino. Con spirito di servizio. Con spirito di servizio per Castiglione Fiorentino. E a proposito di spirito di servizio, nel gruppo nato da sei mesi che amministra Castiglione Fiorentino c'è già il delfino di Mario Agnelli. Ci state già pensando? Mancano ancora quattro anni e mezzo, oppure prematuro? O è l'ultima domanda, sarà Davis Minighetti il delfino di Mario Agnelli? Ma no, io credo che come delfino, solo se in grasso, posso essere il delfino di Mario Agnelli. In questo momento credo che sia prematuro qualsiasi proiezione in avanti o salto in avanti da parte di chiunque. Abbiamo quattro anni e mezzo ancora davanti di amministrazione, pensiamo a lavorare, lavoriamo per Castiglione Fiorentino, lavoriamo per i cittadini di Castiglione Fiorentino, e poi alla fine dei cinque anni valuteremo chi avrà voglia di mettersi ancora a disposizione e chi invece deciderà di chiudere la propria esperienza, considerando che per quanto riguarda, io credo, le amministrazioni locali siamo a servizio dei cittadini, come tali dobbiamo rimanere, e nel momento in cui uno non ha più gli stimoli o si sente appagato, non ha più la voglia di mettersi a disposizione, è giusto anche che lasci il passo, perché l'impegno è veramente importante, è un grande sacrificio, e quindi bisogna farlo sempre con tanto entusiasmo e con tanta intensità. Grazie a Davis Minighetti, tramite Arezzo 24, se vuole può fare un augurio di buone feste ai suoi concittadini. Sì, io desidero intanto ringraziare voi per l'intervista e auguro a tutti un buon Natale, ma come abbiamo detto più volte, un Natale buono a tutti, un Natale in cui la solidarietà e anche la vicinanza, diciamo, al prossimo e alle persone che sono vicine a noi, la comunità possa essere per tutti un momento anche di ulteriore spinta per guardare al 2020 con fiducia.